una certa maniera, diciamo, non riescono a prendere, non vogliono prendere distanze dal mondo politico. Quindi gli americani che ho studiato io nel ventennio debbono a tutti i costi prendere questo contatto, perché è il regime che li pone in una situazione, essendo un regime a partito unico, li mette nella condizione, se cercano le notizie, per andare a cercare. Del resto, quando le vanno a cercare per conto loro, spesso vengono esposti di questi. Faccio un esempio: un giornalista viene a sapere che a Terni c'è stato un arresto in massa di una struttura clandestina del Partito Comunista. Lo viene a sapere da voce. Lui si reca a Terni e cerca di indagare. Non passano pochi minuti che gli piomba addosso il prefetto, il podestà del posto. Lo prendono, lo portano a Roma, lo accompagnano a Roma, e questo qui prende una retromenda che alla prima occasione lo cacciano. Quindi fare il mestiere come lo facevano gli Stati Uniti, quindi un regime a partito non è inutile, è impossibile. È vero che io non ho parlato, e me ne scuso, ma nei rapporti con la Germania, il Leo, perché però c'è un quando comincia la convergenza dei Mussolini con Hitler, e siamo già con la guerra degli uomini. La guerra degli uomini è già un bel passo, perché la guerra degli uomini significa il distacco dell'Italia dagli ex alleati della prima guerra mondiale, diciamo. E quindi Hitler, che non è uno stupido, lo accoglie a braccia aperte, insomma. Il passo successivo è la partecipazione assieme alla guerra civile spagnola, con il patto anticomitter. Quindi per i giornalisti americani Hitler non pone i problemi che pone Russo. Hitler è il male, Hitler è l'antisemita da subito, dall'inizio, anzi è programmaticamente antisemita, e quindi loro sanno. Il problema è soltanto cercare di capire, e questo lo fanno molti. Io ricordo a Berlino c'è l'operativo dei grandi storici del Rand, che è William Schiller, è un giornalista, ha scritto la storia del Terzo Reich, che è la migliore che c'è in circolazione. Facciamo tutti riferimento a quel libro. Lui è un giornalista e ha scritto anche bellissimi libri, il Diario Notturno di Berlino, eccetera, non tradotto in italiano. In italiano è tradotto solo storia del Terzo Reich. Lui è qual è l'obiettivo di uno scrittore, di un giornalista di quel genere che opera a Berlino? È non tanto le distanze dalla regione nazista ci sono, però siccome deve raccontarlo, si vede che loro cercano di capire se è il monolitismo di questo regime. Loro cercano di capire all'interno del regime nazista, cercano di capire se ci sono delle fratture, delle debolezze, se dentro il partito dei militari prussiani sia fedelissimo del tutto, se l'antisemitismo sia diffuso tra la popolazione, eccetera. Si muovono un po' da circospezione. Hitler ne caccia via altrettanti quanti ne ha cacciati Mussolini, però Hitler non pone i problemi interpretativi che pone Mussolini, però li pone in un altro modo. Che la comunità tedesca degli Stati Uniti è altrettanto forte come quella italiana. Vi ricordo che quando nel 40 scoppia la guerra, uno dei motivi per cui Roosevelt non interviene subito è anche il timore, perché ci sono le elezioni, il timore di perdere i voti della comunità tedesca. E vi ricordo che uno dei candidati, poi, voglio dire, era un candidato secondo, ma molto importante, del neutralismo americano, è Charles Lindbergh, il trasformatore di simpatie naziste. Tutto il gruppo di America First, cioè quelli che dicevano: ma non ci interessiamo di cose europee, non ci andiamo a infilare dentro una cosa di questo genere, stiamocene ben isolati, che faceva il gioco poi del, naturalmente, nazisti e fascisti, e questi qui vengono sostenuti soprattutto dalla comunità tedesca, di origine tedesca. Quindi
col nazismo non si va a cercare l'interpretazione. Il nazismo è quello che viene espresso. Si cerca di capire se c'è un aspetto monolitico apparentemente sia reale, e soprattutto si va, soprattutto questo si poneva di proprietari dei giornali, quando arrivava l'articolo dei loro collaboratori, cui scoperti si ponevano il problema di non irritare più in alto la comunità filotedesca, che è evidente, la comunità di origine tedesca, che era naturalmente filonazista, diciamo, come la comunità italiana era filofascista. E veniamo al discorso di Salvemini. Salvemini si batte con Leone negli Stati Uniti per spiegare il fascismo. Ricordo anche le lezioni ad Harvard, e lì, voglio dire, le origini del fascismo, lui scrive, va all'MIT a insegnare, e quando insegna le prime cose che spiega sono le origini del fascismo, come addirittura qual è la questione di lui, che poi va via nel 25-26, diciamo, no? Lui si trova però di fronte a una comunità italiana, italo-americana, che diciamo per lo più è filofascista. Lui ha un contraddittore, diciamo, nei suoi interventi comizi, lui lo è anche per il lato, in questo Luigi Hill, che è un propagandista della famiglia dei Hill, diciamo. È un propagandista non pagato dal regime, va in giro, diciamo, negli Stati Uniti, ma nei paesi anglosassoni, ma soprattutto negli Stati Uniti, va già a fare comizi a favore del fascismo. E questo mi consente anche di aggiungere che la comunità antifascista americana è stretta alla Nazione Socialista, fondamentalmente. È ristretta a un numero ristretto di grande intelligenza politica, per carità, di grandissima intelligenza politica, di grande cultura, di grandissima cultura, e anche ascoltata da elite, diciamo, anche italo-americane, anche magari tutti. Però la massa era legata, e c'è il discorso della stampa, la stampa filofascista italo-americana, e che è una stampa che sostanzialmente è conducibile al progresso italo-americano e diciamo a generoso punto con tutto quello che gli vuole attorno, o come vuol dire che c'è anche un legame stretto fra questa stampa e la mafia. Ricordo anche questo, c'è generoso come un abitué dei mafiosi. Ricordo l'uccisione di Carlo Tresca viene ucciso nel 43, non si sa che l'ammazza la mafia. Io sono un saggio dicendo che però il mandato di uccidere veniva da Vitale. Viene ucciso da Calante, da questo mafioso che riporta a Vito Genovese e la Cruciano. Vito Genovese e la Cruciano sono amici di Generoso Popolo. Generoso Popolo, dov'è che fa la faccia? Quando entra in guerra stabile in Italia, ma lo fa perché? Perché ha paura che gli sequestrino tutto, perché è chiaro che a quel punto diventati un sostenitore di un paese nemico, e a questo punto gli sequestrano tutto, perché lui appena quindi si avvicina alla rotta di commissione, lui cambia e diventa un assertore di Roosevelt, diventa fanatico di Roosevelt, diciamo. Quindi da questo punto di vista, come dire, in qualche modo non cambia nulla. Lui è stato un fascista che ha difeso il fascismo, ha protetto, ha alimentato anche i fasci, moltissimo, i fasci italiani, e è stato un uomo, veniva in Italia, era un cavaliere, era stato dato il cavaliere, a commenda, mandava i suoi protetti in Italia, veniva uccisi da Mussolini, insomma, siamo a presenza di un uomo legato tecnicamente al fascio. Però questi erano tenuti in piedi dal fatto che esprimevano la voce delle tante piccole
Mussolini è venuto in molte città. E c'è stato il palco, ancora c'è il palco è venuto. A Cigano c'è ancora il palco è venuto. Ma di palco noi sappiamo che era molto, diciamo, era molto stimato dagli americani un po' per la trasformata del 33, diciamo. Io personalmente lo stimo anche, io aggiungo un piccolo mio aneddoto personale, io ho fatto una trasmissione sul palco, il tempo e la storia, ho ricevuto anche lettere, diciamo, per dire, minacciose, no, minacciose, però insomma mi accusava di essere stato un filo fascista parlando di palco. Io avevo detto che volevo parlare di Paolo, ministro dell'aviazione, non del Paolo squadrista prima, e lui è stato un ottimo ministro dell'aviazione, dopo Paolo. Tra l'altro è stato quello che era l'unico che si opponeva a Mussolini. Solo filo inglese, lui non voleva la guerra, non la voleva, lui è l'unico che nella camera di fascia di occupazione si alza a piedi e dice a Mussolini, tu sai quando Mussolini annuncia l'alleanza, cioè tu sarai il nostro scarpe dei tedeschi, lui era un antitedesco, fatto. Ma la cosa curiosa è che Mussolini è venuto, è città come appunto Hartford nel Connecticut, nel Rhode Island, Boston, in Massachusetts, non sono i miei amici, ma la cosa che poi mi è così, ho trovato delle legate molto interessanti, è l'animosità con cui il console, quando il municipio decideva di dare una strada, faccio un esempio di Providence, che non ricordo bene, perché anche ridico per certi aspetti. Decidono di andare a fare una strada con Mussolini, siccome ormai questa strada ha tutto un nome, gliela fanno, il nome glielo danno a una strada di periferia. Quindi nasce un carteggio diplomatico col console di Providence, incredibile. No, tu devi togliere la strada centrale, devi togliere un altro nome e metterci perché è un'offesa, un'insolenza quella che stai dicendo. Praticamente questo finisce per doverci, perché gli scatenano tutto tutta la comunità italo-americana di Providence, ma l'astiosità del console, che pure veniva dalla gavetta, era già console prima della marcia del mondo. Ecco, quindi diventa veramente una specie di ministero che lo storico ci arriviamo, non tanto delle spiegazioni, ma la capacità di allineare rapidamente istituzioni prefascistiche. Allineare rapidamente il fascismo, questo poi è un bel problema di natura storiografica, insomma, questo secondo me ci affannerà e lo risolveremo fatto facendo queste cose. Sì, no, ma certo, se andiamo dietro, vogliamo, le spiegazioni ci sono, diciamo. Io spero che, diciamo, che se tu ci domani.